Siamo qui con Francesco Mangano, che è una persona speciale. Perché è speciale? Perché ha creato l'orto sull'albero, cioè ha creato un albero sul quale puoi piantare i peperoni, i pomodori, le patate e tanto altro. Quindi, Francesco, volevo chiederti, come è possibile che su un albero si possano piantare i pomodori? E allora, essendo l'albero che appartiene alla stessa famiglia delle melanzane, dei pomodori, praticamente è un solanace, tutte le piante che appartengono alla famiglia delle solanace si possono innestare su quest'albero. La quantità che noi riusciamo ad innestare dipende sempre dalla grandezza dell'albero. In base al diametro del ramo riusciamo a mettere più piantine o meno piantine. Una volta innestate si coprono con un sacchetto di plastica in modo che la condensa li faccia tenere vive, umide praticamente, almeno per una settimana. Dopodiché si toglie il sacchetto e la piantina riparte. Addirittura mi dicevi che possiamo mettere le bacche di goji. Sì, perché fanno parte della stessa famiglia. E io su quest'albero ho innestato pomodori di ogni varietà, melanzane di tutte le varietà, poi ho aggiunto, su richiesta di molti che me l'hanno chiesto, le piante di tabacco. E ti posso dire che c'è nel libro alcune foto dove ci sono delle foglie immense, le patate, innestando un germoglio di patata, una volta attecchito ho avvolto un vaso di plastica intorno e ho messo la torba dentro e l'ho lasciata crescere finché ha prodotto le patate. Poi il goji è della stessa famiglia, il peperoncino è della stessa famiglia, tu puoi innestare tutto ciò che vuoi, però le cose che producono abbondante e molto di più sono pomodori di ogni varietà e melanzane di tutte le varietà, sono quelle che producono di più. Ecco, la cosa più importante è che questa è una cosa unica, nel senso non esiste al mondo una cosa del genere, cioè è una cosa che è stata inventata. Perché? Perché questa pianta, questo albero, in realtà nelle Mauritius è un albero infestante, quindi lui cosa ha fatto? Ha dato una nuova vita ad un albero che altrimenti era una pianta nelle isole Mauritius che era proibita perché considerata infestante. Cos'è successo col mio ritrovamento, diciamo, di questa pianta? Ho trasformato una pianta inutile, dannosa, in una pianta utile perché produce ortaggi in quantità infinite. Esatto, e poi diciamo che serve pochissima acqua. Sì, perché essendo un albero e avendo radici che vanno in profondità, perché le radici di un albero non sono le radici di una piantina, quindi l'acqua praticamente se la cerca da solo, perché in profondità c'è l'umidità del terreno, non ha bisogno di essere irrigata giornalmente come una piantina comune, diciamo, no? E quindi un altro grandissimo vantaggio è quello, il risparmio idrico. Oggi che si parla di risparmiare l'acqua perché l'acqua non basta mai, perché l'acqua è poca, questa è una pianta che solo per questo fatto qua è già una cosa eccezionale. E poi mi dicevi anche i parassiti. Poi, essendo in alto e ben ventilata, mentre una piantina di pomodori e melanzani per terra a contatto col terreno, le peggiori malattie, diciamo, di questi ortaggi, di queste piante, vengono quando tu innaffi, specie il pomodoro, se tu bagni le foglie, muore perché viene attecchito dalla perenospera, diciamo, dalle malattie fungine, dai parassiti. Essendo sull'albero è difficile che, io non ho mai visto, c'è la dorifera che mangia le foglie della melanzana, non ho mai visto una dorifera sull'albero. Non so perché, perché si nasconde per terra e non ce la fa a salire fino a sopra. Gli afidi nemmeno, diciamo, è immune a qualunque malattia. Quindi fondamentalmente le vostre melanzane, i vostri pomodori non avranno bisogno di cose chimiche, perché la
l'albero, l'altezza dell'albero protegge già tutti quanti le vostre, il vostro orto. Un'altra cosa importantissima, questo libro, oltre ovviamente ad essere un vademecum, quindi a dirvi tutto quello che dovete fare, ha al suo interno i semi. Cosa importantissima, perché questo albero non si trova in Italia né in Europa. Nei vivai, nessun vivaio si trova. Quindi qui dentro voi trovate 50 alberi, almeno 50 alberi. Quindi potete tranquillamente piantarvi il vostro albero e farvi il vostro orticello a casa, senza pesticidi, con poca acqua. E quello da sottolineare, che è molto importante, che non ha bisogno di grandi spazi, perché un albero tu puoi piantarlo in un metro quadro, quindi non ha bisogno di un terreno ampio per poter, quindi in un solo, chi ha un orticello piccolino non può mettere 50 piantine per terra, però mettendo un albero mette anche più di 50 piantine sull'albero, è un vantaggio, un'infinità di vantaggi, diciamo. Perfetto. Allora, noi ti ringraziamo e speriamo che tanti orti sugli alberi nascano in Italia. E io sono la persona più felice per questo fatto. Grazie.